Signora, quanti anni ha? 80. Sono nel 92. 92? Gliel'hanno date le mascherine? Sì. Contenta? Contentissima. Me le metto solo per andare a prendere il pane perché d'anziana così a fare la spesa ora non ci vado. Il comune di Civitella in Val di Chiana sceglie le associazioni del territorio per distribuire le mascherine arrivate dalla regione Toscana. Qui siamo a Ciggiano a distribuirle. È la Proloco del paese. Salve! La lascio nella cassetta della posta. Te la lascio. Grazie. La lascio nella cassetta. La cassetta è qui. Vai, facciamo la sonnella. Ciao. Ma andando nella logica che bisogna evitare assembramenti e che la gente si deve muovere il meno possibile, abbiamo deciso di fare una consegna nelle case direttamente dei nostri cittadini. Come? Attraverso le associazioni del territorio. Avendo la fortuna di avere un territorio davvero ricco del mondo dell'associazionismo, abbiamo deciso di andare ad interessare le associazioni di ogni frazione, che quindi conoscono anche in modo molto puntuale le strade, le famiglie, saranno dei visi quindi, che la gente conosce molto bene, di cui si fidano, che porteranno a casa dei nostri circa 9.000 cittadini queste mascherine. Saranno due a persona, quindi per ogni nucleo familiare, un nucleo familiare mettiamo da 4, avrà le sue 8 mascherine, che sono state imbostate, confezionate stamattina da un team di dipendenti che abbiamo appunto chiamato a raccolta per fare in modo molto anche veloce, e nel pomeriggio le abbiamo già distribuite a tutte le associazioni che stanno organizzando la consegna, che quindi nel giro di un paio di giorni, 3, sarà conclusa. Vanno messe nella cassetta postale, previo suonare. Se quando uno suona non risponde, però c'è la cassetta postale sicura, ce la mettete uguale. Se invece avete la sensazione che non c'è per niente, perché lo sapete, allora quelle lì non le date. Ecco, mascherine monouso, ricordiamolo, poi c'è sempre insomma l'uso del buon senso. Del buon senso, esatto, sì, le mascherine sono monouso, come ha detto anche il presidente della Regione Rossi che ce le ha fornite, quindi è chiaro che devono essere utilizzate in caso di necessità di uscita, spazi sia pubblici, privati e all'aperto, però non possono essere lavabili, questo è chiaro. Dopodiché possiamo fare un esempio, se uno va in farmacia mezz'ora, probabilmente può anche riutilizzarla nel famoso buon senso, però non è che c'è un vademecum scientifico che dice questo, diciamo che sono certificate come mascherine monouso. Ricordiamo la chat, il sindaco informa, attraverso la quale lei comunica insomma le cose essenziali ai suoi concittadini. Sì, ho pensato che in un momento così difficile fosse importante mantenere uno stretto contatto con i cittadini, aiutati da quelli che sono i mezzi tecnologici, i social, ho deciso di fare questa chat, il sindaco informa, a cui possono richiedere di essere inseriti tutti i cittadini, basta che mi comunichino il loro cellulare. Ho iniziato con i contatti che già avevo, però siamo a oltre 400 contatti, dove diciamo regolarmente io cerco di informare su tutte quelle che sono le novità che riguardano il nostro territorio sull'evolversi dell'emergenza Covid-19. Paola, c'ho le mascherine, te le lascio qui fuori, vieni a prenderle. Grazie. Va bene? Grazie tanto. Vai, te le lascio qui. Grazie, dopo vengo a prendere. Sì, ciao. Grazie, ciao.